Aspetta un momento qui, barone. Scusate, posso entrare? Certo, il negozio è aperto. Che cosa desideri? Vorrei 5 centesimi di pane. Subito. Bambina, noi abbiamo dell'ottimo pane, molto gustoso, specialmente quando è fresco di forno. Lo assaggerai. Un momento. Sì, cosa c'è? Per caso non vi è rimasto del pane raffermo? Non importa se è duro, purché possa pagarlo meno del pane fresco. E va bene. Vado di là a vedere se ce n'è ancora. È rimasto solo questo. È pane di qualche giorno fa, ma per fortuna non si è ammuffito ed è ancora mangiabile. Va bene, e quanto potreste darmene per 5 centesimi? Beh, per 5 centesimi te lo posso dare tutto. Non ti occorre altro? No, nient'altro. Pelin ha speso dal fornaio i suoi ultimi soldi. Per arrivare al villaggio di Malokul, dove vive il nonno, ci vorranno almeno altri 3 giorni di cammino. Cosa potrà fare ora senza un soldo la povera Pelin? Comunque, Pelin ha deciso fermamente di non pensare al futuro, per non perdersi di coraggio. Barone, ti avverto che sarà difficile mangiarlo, è molto duro. Non importa niente, vero? Perché tu hai i denti buoni. Mangialo così com'è, allora. Coraggio, barone. Cerchiamo di fare più strada che sia possibile. Scatenarsi un temporale. Presto, barone, rifugiamoci in quel bosco. Thank you.
Seguimi, barone. Buongiorno, barone, come stai? Non preoccuparti, barone, questa tosse non è niente di grave. Avanti, ripartiamo. Nelle prime ore del mattino, anche in estate, fa freddo. Pelina ha dormito all'aperto senza potersi coprire. Tuttavia, si è rimessa in piedi e ha ripreso il viaggio verso Malokul. Barone, lo sai che non abbiamo altro da mangiare oltre questa pagnotta, ma non devi aver paura. Sono sicura che anche oggi la provvidenza ci aiuterà. Non ci ha mai abbandonato, forse troverò qualche posto dove poter chiedere di lavorare e così ci guadagneremo qualcosa da mangiare. In fondo ci basta poco. Su, barone, non perderti d'animo, avanti. Barone, tu aspettami qui, non venirmi dietro, mi raccomando. Buongiorno, signora. Che cosa vuoi, bambina? Veramente, volevo solo chiedere se potevo lavorare con voi a raccogliere i fagioli. Noi non abbiamo bisogno di aiuto, ragazza. Siamo già in troppi qui, non lo vedi? Allora, non so, un altro lavoro. Non importa, uno qualsiasi. Vi prego, fatemi lavorare, ne ho tanto bisogno. Ti ho già detto che bastiamo noi, hai capito? Forse vuoi lavorare perché hai fame? Non è così. Ah, davvero? Perché vuoi lavorare? Bada che se ruberai qualcosa nel campo, te ne pentirai. Io non sono una ladra. Queste cose non le ho mai fatte, non ho mai rubato niente in vita mia. Oh. Le condizioni di Pelin, sia per la tosse che per la fame, stanno rapidamente peggiorando.
Barone. Fa un caldo insopportabile. Ci sarà da impazzire se continua con questo caldo. Anche io non ne posso più. Accidenti. Vattene, vattene, ti ho detto. Perché ci segui? Che diavolo gli è preso a quella bestiaccia? Forse soffrirà il caldo anche lui. Grazie, barone. Dai, barone, andiamo in quel bosco. Pelin è febbricitante. Le forze le stanno mancando. È convinta che sta per morire. Ma se muoio, pensa, vorrei morire dove nessuno possa vedermi. Con questa idea si sta faticosamente trascinando verso il bosco. Papà, mamma, tra poco ci rivedremo, sto venendo da voi. Cosa vuoi da me, bestiaccia? Oh, aiuto! Aiuto! Venite ad aiutarmi! Ehi, aiuto! Oh, guarda quel cane, guarda! Aiuto! Ma che fa? Lo sistemo io! Sì! Aiuto! Vattene via! Via! Vattene via da qui, cagnaccio, via! Via, ho detto! Via.
prendi questo. Vattene, via, via. Via. Vattene! Vattene via, mi spiaccia! Che cosa vuoi? Lascia il mio bastone, su! Lascialo! Va via! Via, vattene! Via! Oh! Aiuto! Aiuto! Che cosa le succede, signora? Questo cagnaccio vuole mordermi! E che cosa vuoi da me, bestiaccia? Va via, via! Palicare, si può sapere che cos'hai adesso? Perché fai tanto chiasso? Perché ragli e non mi lasci schiacciare un sonnellino tranquillamente? Ma che diavolo gli è preso? Che cosa vuole da te quel cagnaccio? Palicare, ma dove stai andando? Vattene, vattene! Palicare non può perdere tempo a giocare con te. Su, su, smettila, vuoi ubbidire? Si può sapere che ti piglia. Ehi, Palicare, torna indietro con me. Ma si può sapere che cos'hai oggi? Sei impazzito? Qui, Palicare, ubbidisci! Ma che succede? Come faccio a lavorare senza Palicare? Ehi, Palicare, vieni qui! Torna indietro da bravo! Vieni da me! Barone, che cos'hai? Dove sei stato? Oh, Palicare! Palicare, sei davvero Palicare? Oh, mio Dio! Palicare, sei proprio tu, non è vero? Io ho sempre sperato tanto di incontrarti di nuovo e tu sei qui.
Quanto sei stato caro a venirmi a trovare, Palicare. Io credevo che non ti avrei mai più rivisto. Che bravo. Grazie, Palicare. Grazie, grazie. Oh. Eileen, che cosa è successo? Sei tu che mi hai venduto Palicare, vero? Oh, la signora Lalecli. Sì, sono proprio io. Devi stare tranquilla. Ti sto portando da un medico perché ti visiti. Penso a tutto io. Le sono grata, signora Lalecli. La provvidenza aveva voluto che Pelin fosse soccorsa dalla signora Lalecli. Ora non ci sono più preoccupazioni. Pelin dorme tranquilla, mentre la signora Lalecli, Palicare e Barone vegliano su di lei.辛い一人ぼっちの旅に耐えたペリーヌの勇気に女神が微笑んだ。パリカールとルクリおばさんに会えるなんて。そして再びパリカールとバロン、それにまるで男みたいなルクリおばさんとの愉快な旅が始まりました。マロクールはもうすぐです。次回ペリーヌ物語、親切なルクリおばさんをお楽しみに。